Sinai. Buonasera amici del By Night, ci troviamo a Martina Franca in compagnia dei Kitty Moore. Buonasera, benvenuti in Music. Allora, intanto come vi chiamate? Ci chiamiamo The Kitty Moore. Questo l'abbiamo capito, i vostri nomi. Vabbè, volevo diciamo affinare la pronuncia in inglese. Renzo, Andrea, Fabrizio. Benissimo, allora anni, vediamo all'anagrafe quanto riuscite a mettere su insieme. Tu quanti anni hai? Io ho 21 anni. 21. 22. Diciamo una sessantina d'anni, qualcosa ce la facciamo, in più, perfetto, riuscite ad arrivare più o meno alla mia. Dunque, intanto complimenti perché sappiamo che siete bravi, ce l'hanno detto, non vi dico chi, però poi magari lo scopriremo. Vedremo, come disse Battisti. Solo vivendo. Bravissimo. Allora, a proposito di Battisti, o comunque a proposito del genere musicale, sappiamo che la vostra è un'unione abbastanza inusuale. Sì. Allora, vogliamo spiegare perché. In pratica siamo tre persone completamente diverse, ci siamo uniti per caso. Io sono diciamo più orientato verso la musica dei cantautori anni 70-80. Esempio? Esempio De Gregori, esempio Paolo Conte, Battisti. Mentre Fabrizio, dillo tu Fabrizio. Dai. Sono improntato un attimo sul rock. E si vede da rock vecchia scuola. Tipo? Tipo Guns, Queen, Red Hot e qualsivoglia gruppo rock degli anni 70, 80, 90, di oggi. Bene. E poi? Io invece più funky, avendo studiato a Bari, al Pentagramma, sono più importato sul genere funky. Bene, allora, dici. Vai. No, niente. Musicalmente parlando, vediamo un po' la vostra storia, come nasce? Musicalmente dovevamo partire, io dovevo andare via, Fabrizio doveva andare via per raccimolare un po' di soldi, per metterci da parte qualcosa. Abbiamo iniziato a fare qualche serata, soltanto io e Fabrizio, pianoforte e basso, qualcosa di molto acustico. Lentamente vedevamo che questa cosa funzionava, che al pubblico piaceva, si è aggiunto subito Andrea e abbiamo iniziato a suonare, alla gente piaceva, questa cosa ci caricava tantissimo. Adesso l'obiettivo nostro è diventare dei musicisti professionisti e guadagnare facendo quello che appunto ci piace fare, suonando, bene, cantando. Perfetto, allora 15 ottobre la data del vostro battesimo, 15 ottobre la data del vostro battesimo, e adesso dal 15 ottobre ad oggi cosa è successo? È successo che ci siamo riuniti, abbiamo lavorato 5 mesi tutti i giorni in un locale a Fasano, non diciamo il nome, Night, diciamo solo questo. E da lì non ci siamo più fermati, abbiamo fatto brani nostri, uscirà un CD in seguito, prossimi mesi, e niente, abbiamo girato locali, vari locali della zona, Fasano, Taranto, Castellana Grotte, Bari, Lecce, e da lì... Niente, vedremo che succederà. Bene, dove volete arrivare? Sono molto modesto, al successo.
Cos'è per voi la musica? Allora, la musica è un atto di amore. La musica è un atto d'amore. Allora, i musicisti, i cantanti, non fanno altro che amare e esprimono questo amore che hanno verso il prossimo, verso la gente, verso un qualsiasi cosa, attraverso la musica. Noi non facciamo altro che trasmettere questo amore, che può essere un amore malinconico, può essere un amore gioioso, può essere un amore allegro, comunque sia è amore. Per me la musica vuol dire, vabbè, a parte arte, come ballare, recitare, dipingere, per me è vita di tutti i giorni, è vita quotidiana, è studio, è lavoro, è tutto. Per me è anche guadagnare la musica, è tutto. Senza la musica non riuscirei adesso come adesso ad andare avanti. La musica è un'opportunità che dà libero sfogo a quello che può essere la propria interpretazione d'arte, il proprio pensiero, si può esprimere un messaggio. Posto fisico da dove nasce tutto questo? La musica parte dal cuore, si sviluppa nel cervello e poi si esprime attraverso gli strumenti e la vocalità, insomma. C'è bisogno di una scuola? Bisogna studiare tanto, tutti e tre veniamo da un passato difficile, nel senso che comunque tutti e tre abbiamo studiato, chi pianoforte 10 anni e chi è stato in studi di registrazione come Fabrizio, Andrea sono anni che va al conservatorio, dà lezione anche a dei bambini e comunque ci vuole uno studio per partire, non ci si può improvvisare musicisti da un giorno all'altro. Basta avere questa base e poi viene tutto. No, dicevo, dare libero sfogo a quello che è la propria fantasia alla fine. I can't use it.
Questa sera si conclude un ciclo e ne ricomincia un altro. In cosa consiste? Non lo so. Si chiude un ciclo nel senso che noi fino adesso, fino ad oggi, qui mercoledì 15 ce la siamo cavata da soli, ci siamo trovati le serate, la notte ci andavamo a prendere i manifesti, la mattina di nuovo in moto, cercavamo gli sponsor per far rientrare delle spese, ce la siamo visti da soli. Adesso abbiamo un gruppo di persone che ci seguirà, un gruppo di persone che ci aiuterà a diventare appunto dei musicisti professionisti, speriamo che vada bene, ecco. Aspetta che venga.
aspettate? Allora, noi proviamo a sfondare, non ci aspettiamo nulla, ci aspettiamo che la gente ci applauda, che comunque la gente parli, che ci critichi, che ci faccia anche crescere. Non mi aspetto niente di più, insomma. Poi lentamente cercheremo di crescere, vedremo cosa succederà. Teatro o piazze? Piazze, sicuramente. Perché? Hai una vasta gamma, se così possiamo dire, di persone, di culture differenti, cioè, diciamo il passante può essere chiunque in quel momento, il tuo compito è quello di riuscire ad arrivare al cuore di ognuno di quelle persone. Entrambi, perché in piazza alla fine, come diceva Fabrizio, ci sono tante persone, tante culture differenti, tanti generi diversi e quindi ti metti in mostra anche tu. A teatro è un ambiente più particolare, a teatro è un ambiente più, diciamo, più raccolto, più, se vogliamo dire, anche classico, più lirico, più, un ambiente molto, molto bello. E quindi, secondo me, entrambi. Anche perché noi abbiamo avuto esperienze sia in piazza che a teatro, quindi tante cose belle, sì, va bene uguale. Teatro in piazza, nel senso che stare in piazza è comunque teatro, cioè non cambia niente, cambia che nel teatro stai al chiuso, la piazza stai all'aperto. Magari in piazza puoi incontrare tipologie di persone differenti, dal bambino che gioca, dalla persona adulta, ma non cambia niente, il teatro e la piazza è la stessa cosa, secondo me. Inventare qualcosa per salutare il nostro pubblico, i nostri telespettatori, invitandoli a seguire i vostri concerti, i vostri live, le piazze, i teatri dove sarete. Che cosa ci possiamo inventare? Una canzoncina. Vi possiamo fare un regalo. Una serata in piazza. Una domenica di queste. Studio 100 ci verrà a trovare e una cretinata pazzesca. Bene, in bocca al lupo per il vostro futuro soprattutto. Adesso rivolgete parlando, visto che adesso fino ad ora hai cantato. Un saluto agli telespettatori di Studio 100, di Music, che è una rubrica che parla appunto di musica. Benissimo. Studio 100, by night, Music, seguiteci. The Kitty Moore. Ciao, grazie. Continuate a seguirci. Abbiamo bisogno di voi. Buonanotte, by night. My night.